Comrades! Benvenuti a questa puntata di Fumetti a Braccio, nella quale parlerò di... No, non è questo, ho sbagliato. Nella quale parlerò di Memorie di un Gentiluomo. Lo lascio così perché sennò si vedono le zinne. E mi sa che YouTube... quale zinne? Memorie di un Gentiluomo di Moyoko Anno. E quindi voi vi direte, ma allora sei sul pezzo. Cioè, Asadora, Memorie di un Gentiluomo, roba proprio... fresca o calda, insomma appena uscita dal forno o appena raccolta dall'orto, io gli dirò sì, ma è del tutto inconsapevole. Questo è uscito direi da meno di un mese, è casuale, io vado in fumetteria, prendo cose, di alcune non aspetto mai veramente, vado lì e vedo cosa c'è, molto raro che io stia aspettando un fumetto, tanto vado in fumetteria spesso e raccatto roba. Quindi io poi mi ritrovo a parlare di fumetti che magari penso che siano appena usciti e magari invece sono 3 anni che sono fuori, oppure fumetti che io penso che ci siano sempre stati e invece sono appena usciti, come questo che è abbastanza recente, insomma, appena pubblicato. Pubblicato dalla Showcase, con una collana di Dainit Manga, la collana curata da Aska, che ho intervistato, una delle mie interviste c'è l'intervista a Aska, donna di fascino irresistibile, simpaticissima, elegantissima, ma la mano anche, insomma, veramente una persona deliziosa. Metterò da qualche parte il link, ma forse insomma in descrizione. Vabbè. Parliamo un attimo della collana Showcase, appunto diretta da Aska. Diciamo che si rivolge a un pubblico che magari legge già manga da 20 anni, cioè dall'inizio dei manga in Italia, e che ora sono uomini e donne, insomma, di una certa età, maturi, che possono essere miei coetanei, e che quindi non è che possono continuare a leggere One Piece, no? Con tutto rispetto per One Piece. Hanno bisogno di narrazioni un po' più adulte, di narrazioni un po' più complesse, e direi che Showcase è il luogo giusto per loro. È il luogo giusto per loro. Appunto, una collana attenta alla produzione femminile, e anche direi attenta alla produzione LGBTQA+, quindi sono temi che in qualche modo vengono toccati dai volumi pubblicati in questa collana. E dicevo, narrazioni adulte. Memorie di un Gentiluomo è di Moyoko Anno, e anche questa sicuramente una narrazione adulta, anche perché il sesso è una parte importante di questo fumetto. Diciamo che c'è un certo erotismo, ma non è di certo il fulcro dell'opera. È un erotismo quasi casuale. È più il gusto dell'eleganza che ricerca la disegnatrice, l'autrice. Che non è molto torbido in realtà. Queste linee pulite, abbastanza art nouveau. Come gusto. Vi parlo un attimo anche del volume precedente, sempre della stessa autrice, che è stato sempre pubblicato da Showcase, e che è Sakuran. Sakuran io non l'ho finito di leggere perché non riuscivo a capire che cazzo succedesse, faticavo moltissimo a dirigere lo sguardo nella tavola. È possibile che io l'abbia letto in uno stato vagamente confusionale, perché forse l'ho letto proprio nel pieno della prima ondata, quindi primo lockdown, come quando non eravamo proprio pronti, quando non si capiva niente, quindi ho provato a leggere questa cosa qua e non ci ho capito niente, ma perché il mio cervellino non riusciva a concentrarsi, magari non è colpa dell'autrice. È possibile, possibilissimo, perché invece poi quest'altro qua l'ho trovato ottimo, si legge benissimo, scorre che è un piacere. Però la sensazione è che siano stati costruiti queste tavole in maniera abbastanza diversa, quindi forse la colpa non è tutta mia. Anche questo è sicuramente un volume molto interessante, Sakuran, di tema simile a questo delle Memorie del Gentiluomo. Forse è il caso a questo punto, visto che è mezz'ora che sto parlando, che io vi dica di cosa parlano queste opere. Parlano di prostitute, parlano di bordelli, parlano di case del piacere. Questa in Giappone, ambientata in Giappone, la storia di una ragazzina molto giovane che viene appunto affidata a una casa di geisha. Quest'altra invece parla di un bordello a Parigi, direi nella Belle Époque, fino all'800, mi sento di dire. E queste sono ambientazioni molto interessanti, perché sono ambientazioni totalmente femminili, no? Per quanto
queste donne stiano lì in qualche modo aspettando uomini che sono la loro ragione di vita professionale, ma sono ambienti totalmente femminili, nei quali in qualche modo appunto questi uomini, in particolare in questo, vanno e affidano a queste donne le loro più torbide perversioni, i loro più inconfessabili segreti. Ce ne racconta qualcuno, l'autrice, sono divertenti, c'è molta ironia, in questo fumetto, e c'è una tristezza anche, una tristezza enorme che possiamo già vedere negli occhi della protagonista, no? C'è tanta tristezza, c'è una disperazione quasi, ma sempre contenuta, sempre elegante, no? Una disperazione francese. È un fumetto molto bello, questo primo volume veramente mi ha emozionato. Bellissimo lavoro, si legge che è un piacere, vi dirò tutta la verità, io non mi ero reso conto che questo fumetto qua era della stessa autrice, perché forse se me ne fossi reso conto ci avrei pensato 2 volte a prenderlo. Fortunatamente sono così stordito che la mia confusione, ho visto che era showcase e io showcase più o meno prendo tutto perché so che è la collana curata da Aska e mi fido di lei. Do una possibilità a tutto, poi che non è che mi deve piacere tutto, però sono tutte opere interessanti. Questa mi è piaciuta proprio. Segno molto semplice, sintetico, ma elegantissimo. Vediamo, no? Faccio vedere una pagina. Guarda, se io avessi letto, no? Direi che qua non c'è niente di troppo porno, vedete? Pagine molto chiare, pagine nelle quali ci muoviamo volentieri, lo sguardo indugia dove deve e va veloce dove bisogna andare veloci. Non vi dico niente della trama in sé per sé, perché alla fine le trame, ma chi se ne importa delle trame, no? Poi magari faccio degli spoiler, perché io non credo tanto negli spoiler, nell'idea che un'opera venga rovinata se noi ne conosciamo già una parte della trama. Non credo in questa cosa qua, però so che invece è una cosa a cui le persone tengono molto, no? Che non gli vengano spoilerate parti di narrazioni. Quindi, visto che io non mi rendo conto tanto quando dico magari qualcosa che a me sembra una cosa su cui è interessante riflettere, e invece magari per chi non ha letto diventa una cosa che mi dice: cazzo, ma mi hai spoilerato questo punto qua che non era magari il finale, ma era un punto centrale. Io non dico più le trame, non dico più trame. Ok? Vi ho già detto l'ambientazione, di cosa parla questa giovane donna che fa la prostituta in questo bordello parigino. Ma insomma, non vi dico altro, tanto non è questo il punto. È un'indagine sulla violenza, sull'amore e sulla fiducia. Molto più che sul sesso, secondo me. Sui segreti, sulle cose che non diciamo a nessuno, diventano delle confessioni alle quali magari nessuno è interessato, no? Cose che per noi sono segreti inconfessabili. Magari per i quali ci struggiamo, magari per i quali siamo insicuri, cioè ci rendono anche insicuri magari in alcune situazioni, no? Alcuni pensieri che abbiamo, alcune fantasie, alcuni ricordi, alcuni piccoli traumi che ci teniamo dentro. Sembra quasi dire: non siete speciali, hanno tutti dei segreti, hanno tutti dei piccoli traumi o dei grandi traumi. Yoko Anno sembra quasi dirci: potete rivelare questi segreti, queste perversioni, che poi una volta raccontate non sembrano neanche più perversioni, no? Ci sarà qualcuno pronto ad accoglierle. Magari dovete pagarlo, ma non c'è neanche, non sono neanche cose di cui preoccuparci, non c'è neanche bisogno di giudicarle questi segreti che abbiamo, no? Sono così forti, sono così potenti questi segreti soltanto perché per noi, no? Che ce li teniamo dentro. Una volta rivelati, forse non interessavano poi un granché a nessuno. Comunque dici: ah sì, anche tu. Perché non parla di sesso questo fumetto ambientato in un bordello parigino in cui tutti la protagonista e i personaggi principali sono tutte prostitute o clienti di prostitute. Non parla di sesso, parla di fiducia, parla di amore, appunto, ma parla di tristezza, parla di disperazione, parla di scelte obbligate. Che poi se le guardi da un po' più lontano dici: ma non erano neanche così tanto obbligate, ma quando ci sei dentro non vedi via d'uscita, no? Fumetto violento, fumetto brutale. E lo è ancora di più proprio perché la nostra autrice disegna in questa maniera elegantissima, con tutti gli stilemi anche direi dello shoujo. Dico giusto? Credo di sì.
con una bella messa in pagina, ordinata, semplice, nella quale però queste figure affusolate, queste figure sensuali, ma di una sensualità sempre sottintesa, intellettuale, una sensualità che non è mai, quasi mai procace, no? È sempre una sensualità che si basa molto sul controllo, sulle possibilità di dare e ricevere piacere, più che sulla profferta, sull'immagine, sul mettere in mostra. La forza di questo bordello sta nella capacità di queste prostitute di realizzare le fantasie dei loro clienti. E insomma, in questa ambientazione così, ogni tanto poi arrivano dei momenti di brutalità, di violenza, abbastanza inaspettati e comunque che vengono trattati con un certo understatement, no? Perché comunque questa è un po' la vita delle prostitute, sono donne naturalmente che vivono una condizione di oppressione, che hanno trovato qualche elemento di libertà, ma è una libertà in qualche modo fittizia, una libertà che comporta delle enormi rinunce. Non c'è mai nessun cambio dal punto di vista visivo tra il piacere e il dolore, tra la bellezza e la disperazione. Ed è interessante che l'autrice tratti tutto allo stesso modo e tutto in maniera decorativa. Sia il sesso che la violenza, che la tristezza, che un pianto, hanno sempre dei caratteri decorativi quando vengono rappresentati. Che potrebbe sembrare una cosa negativa, no? Un raffreddare queste emozioni. E invece gli dà una certa forza mettendole tutte sullo stesso livello. Poi c'è una grande abilità nella composizione delle inquadrature anche, eh? Adesso mi verrebbe voglia di far vedere una cosa, però per spoilerina, no? Sono un po'... No, andiamo solo nelle prime pagine. Che però c'è una cosa in particolare che ha un'inquadratura, ragazzi, che è una bomba proprio. Che non posso descrivervela, è un casino, ma se ve la faccio vedere è un po' un momento clou. Insomma, io mi sento un po' con le mani legate qua, no? Come faccio a parlare di fumetti se poi vi ci rimanete male che vi faccio gli spoiler? Devo solo parlare di fumetti vecchi di 100 anni che non gli interessano a nessuno. Però invece questo qua mi sembra che potrebbe, insomma, piacere tanto. Compratevelo perché è bello. Insomma, non posso far altro che dire, fidatevi di me. Questa è un'autrice che sa quello che sta facendo, che lo fa con grande stile, che ha delle storie forti da raccontare. Questa, ci sono delle belle storie. Anche nella brevità alla fine, perché la narrazione non è densa, non è densissima. Ci sono a volte 3-2 vignette per pagina, ma ci sono tante storie, tanti bei personaggi che riesce a tirar fuori anche soltanto parlandone per 12 tavole. È veramente, veramente, ragazzi, un bel lavoro. Mi ha stupito. No, mi ha stupito. Cioè, mi ha stupito dopo sapere che era la stessa autrice di quella che invece non ci stavo capendo un cazzo. Ha delle cose in... Allora, probabilmente chi è più avvezzo al manga si gode molto anche quell'altro, ok? Forse è un proprio un limite mio, che ho bisogno di una narrazione un po' più piana per starci dentro, forse sto invecchiando male, quindi c'è un po'... Adesso tra poco inizio a leggere solo Tex Wheeler, perché il resto non riesco a capirlo. C'ho bisogno che, come in Tex Wheeler, le cose me le diciate 3 volte. Una volta sono disegnate, una volta sono scritte nelle didascalie, l'altra volta se le dicono i personaggi nei balloon, no? Poi quando arrivi in fondo c'è ancora Tex o Kit che ti rispiega tutto quello che è successo nella storia. Ecco, io forse inizio ad avere bisogno di fumetti così. Però questo si capisce, non è per niente noioso, non è per niente ridondante, è veramente un bel lavoro. Quindi ve lo consiglio, aspettate che faccio questa mossa qua, così vediamo. Showcase... Memorie di un gentiluomo, questo è il volume 1, l'autrice è Moyoko Anno. Bello, intrigante non per i motivi che pensate voi, però magari per qualcuno anche per i motivi che pensate voi. Cellini.